Eccoci in questo nuovissimo gameplay della Gameplay Sports. Questo nuovissimo gameplay di Resident Evil di Umbrella Chronicles. Qui con Leon Kennedy 95. Vincenzo, buonasera. Metti nessun dato. Questa sera ci sarà una grandissima. Normale. Ci sarà una grandissima partecipazione perché Vincenzo. No, ci sarà una grandissima partita Napoli-Juve. Vabbè, questa poi la vediamo stasera. La grandissima partecipazione di Vincenzo a giocare a questo gioco. Faremo un livello ciascuno e prima è Vincenzo. Prendi questa fucile. Va schifo. No, per forza questa è l'arma. Ricorda che per cambiare l'arma devi premere il pulsante C, che sarebbe sì. Questo. Come cambiare l'arma di premere il pulsante C e per sparare devi premere il pulsante B. Ho premi A. Premi A, ok. Vai, ammazza i zombie. Guarda, c'è un papà. Punta il telecomando Wii e beh, sono le istruzioni del gioco. Punta il telecomando B. Vai, ammazzo. Ah, per ricaricare il telecomando, agitare il telecomando quando sto uscito a ricaricare. Ok, bravo. Dai, spacca il cervello. Spacca l'offi. Se. Ammazza tutti! Certo, apposta. Quando non ci stanno? Vabbè, ignorali. Tanto cammina da solo il personaggio. Quando punta le erbe verrà con l'erba, prendila se vuoi. Non darmi le erbe, ignorali, ignorali. Ciao! Attenzione! Ma che sta tutto scemo? No, non è scemo, niente. È puttana che è così. Ciao, bello. Devi indicare il pulsante giusto. Andiamo di sopra. Spara la pillola di sopra. Ciao, sto a posto. Ma va. Spara con quello. Spara. È un bacino. In testa, in bocca, in testa. Ignorali. Non andare a capire. Ci buono il cervello. Dai che testa di cazzo. Ciao, sto a posto, baffoni. Sto baffoni. Fatti zitto. Andiamo avanti, prendi la mitraglietta! La mitraglietta! È sul tavolo! La mitraglietta! Spara quella su, usa la mitraglietta! È essenziale! La mitraglietta, premi il pulsante C! Spara queste sanguisughe che ti soffieranno la faccia! Sparale! No, non uccidere, uccidere è fondamentale! Devi fare pratica, che carta fa? Ok. È chiaro ogni cosa. Fatevi sotto i finocchi bastardi. Sta finendo i volti. Che è questo? È più nome? Sì, è un formato da persona. Fate zitta. Non sta zitta. Fine mi fa i colpi pummel. Ricordiamo che se Vincenzo vuole tocca a me giocare. Questo mi piace male a me. E spacca a me! Ecco qua! Lo sapevo! Sì. Non ci interessa! Lo spray prima sotto carcella! Lo spray per l'ascella! Ora questa costruzione! Sparare! No! Spara! Mi stanno risucchiando la testa! Ma non capisco perché non può correre, perché deve camminare. C'è le mani. Probabile. Sparale, sparale tutte. Ti stanno risucchiando il cervello. Ricorda che se muori c'è lo spray linciato. Lo spray di primo soccorso. Hai preso fucile. Come, si è fatto male? Sì, non lo so, sì. Carica! Carica! Così si fa. Un po' di colpi in testa a tutti i giorni.
Certe volte bisogna ricorrere ai colpi in testa per far capire chi comanda. Perché ti spiegare il cervello? Distruggere il cervello. Principessa! 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 Quella stella! Non sa neanche dove vivere, sotto ai ponti! Vabbè, ufficiale, sei morto! E ci direi! Tocca a me! Adesso avete le Majestic in mano all'artista. All'artista, è il bello. Vabbè, ma ci vuole pratica. Consiglio, usate sempre la pistola, i colpi sono fondamentali. Scate la guizza. Andate a comprare da Hollywood, da... come ce l'abbiamo noi. Complimenti, nuovo record, 4 minuti e 12 secondi. Grazie, va bene. A te quando arriva il complimento? 5 minuti. Troppo. Muori! Sprazza! Questa sarebbe una canzone di paura, ma era più una canzone rock. No, è una canzone di discoteca. E appunto. Non ne sanno fare più Resident Evil come una volta. Prima c'erano quei posti tenebrosi con canzoni horror, invece questo c'era canzone di discoteca. Due sono le cose. O se sono gli incredibili, quelli della Capcom, oppure sono i zombie che stanno ballando. Quelli della Capcom. Tutto vero di merda. Vuoi morire più presto oggi? Ti spari. Oh. Ora dai termini, cane di merda. Ora dai termini, cane di merda, per tutto. Fottuto tuo padre! Cioè, cane in un treno! Cioè, da quando è stato cane in un treno? Da quando in qua stanno i zombie in un treno? Non vero? Cioè, è salito con il coro. Sì, tu puoi entrare, tu puoi entrare. Biglietto per piacere. Ma non si sa. Ecco la luce della discoteca, vedi? Siamo tornati a casa. Cioè, chi ci sta andando è vivo. Sto continuando a ripetere. Biglietto! Prenditi questa bomba! Picchiere di merda! Vuoi una bomba? Beccata di questa, sto solo! Mi massacro il cervello, pezzi di merda! Dovete capire chi comanda qui! Qui comando io, sono il proprietario del treno! Wow, sta dicendo così, avrei visto la generazione che si chiama la parola di biglietto! Biglietto, non ce l'abbiamo! BOM! Mi state massacrando! Lo cambierei arma, per forza! Borsa. Erba non c'è purtroppo, vero? Perché qui siamo talmente puzzati di fame che lo staff... Ma l'ufficiale si è morto. No, beh, può darsi pure. Perché adesso è... È piaciuto Billy Turner. Bill Turner. Bill Turner. Chi è questo Bill Turner? Ah, sì. Pirati dei Caraibi. Vita! Sono troppo forte. Ho campato per questo ultimo campamento. Vita! È vita sarà, dammi la vita e vita sarà. Salve! È morta, quello con in testa? Capocchione? Dite ciao mio amico Sosa! Salve Sosa, salve Tommy! Che andiamo a ammazzare oggi! Scena domenica! Adesso qui incontriamo un certo crostaceo formato cioè, di cane. Cioè, questo va per una cosa proprio, una scimità proprio, d'inverno, no? Sta proprio per stare il 31 dicembre, sta la campagna cinomale. Intanto adesso abbiamo incontrato il crostaceo formato gigante. Sto crostaceo, io devo farci una crosta, dimmi. Tu non hai morto delle ore fa. Permetti. Ma ti piace, grandissimo calcio in bocca! Quando uno parla di calcio in bocca, ecco cosa intende. Questo vuole sentire la gente oggi. Volete un po' di dinamite, pezzi di merda! Mi disintegro, ti stronzo. Erba! Vai col mango! Vai col tango! Vai col tango! Sale ancora le scale, lui, ancora le scale, ancora le scale. Ecco che sale in questa dirupe. Che è questa cosa?
Una dirupe, un buco fatto da quel crostaceo formato gigante. Non te l'aspettavi, eh? Adesso incontriamo il crostaceo! Salve fratello! Ma giusto se vuoi tu ristorante che la mi scimo adesso. Infatti. È una bella ragusta. Ah, non mi beccato, sei troppo froce per beccarmi. Assaggio di questa carica di colpi sul guscio. Ah, mi puoi prendere, sei troppo crostaceo. Sei troppo. Sì, infatti. Puzzi di merda, sei uscito da una vasca di acqua calda. E facendo questo... Ma come io so, la racconto.